Per me oggi è davvero un piacere, oltre che un onore, ospitare qui alla stazione Ostiense uno degli eventi in Italia dedicati all'anno europeo delle ferrovie. Con il suo percorso lungo l'Europa, il Connecting Europe Express, in cui il gruppo FS è presente con una carrozza, è partito da Lisbona il 2 settembre e arriverà a Parigi il 7 ottobre, collegando in poco più di un mese 26 paesi. È veramente un viaggio attraverso l'Europa intera e unita e collegata da un unico filo conduttore, che in questo caso è proprio il treno, la ferrovia. Ed è testimonianza di quanto ci sia un impegno forte da parte delle istituzioni europee in tal senso. Con questo viaggio il treno avvicina persone e luoghi, ospitando decine di eventi che promuovono il treno come mezzo di trasporto più efficiente e più sostenibile dal punto di vista energetico e ambientale. Quando la Commissione, nell'ambito del Green Deal, ha inteso dedicare il 2021 alle ferrovie, ha mirato soprattutto a rappresentare il raggiungimento della Single European Railway Market grazie all'entrata in vigore a fine 2020 del quarto pacchetto ferroviario, che con la liberalizzazione in tutti i paesi europei del trasporto nazionale passeggeri ha completato il processo di apertura del mercato ferroviario europeo, in analogia ad altri mercati che si sono aperti nel tempo. Tutto ciò riteniamo rappresenti e rappresenterà una grande opportunità, in primis per i viaggiatori, che potranno fruire più facilmente di un mezzo di trasporto così vicino e così facilmente utilizzabile. Ma soprattutto faremo correre presto i nostri treni ad alta velocità in Spagna, dove a partire dal 2022 garantiremo a regime, attraverso una nostra società di nome ILSA, fino a 74 collegamenti giornalieri, di cui 32 sulla rotta Madrid-Barcellona. È uno sbarco importante per il gruppo perché, come sapete, la Spagna è stato uno dei primi paesi a entrare nel mondo dell'alta velocità. E quindi entrare come secondi operatori rappresenta una grande sfida, ma anche una grande opportunità. In Francia, entro fine anno, sarà avviata l'offerta di servizi ad alta velocità sulla relazione Milano-Torino-Lione-Parigi con 5 Frecciarossa 1000. Qualche giorno fa sono apparse delle immagini con un Frecciarossa a Parigi, alla stazione Gare de Lyon, e devo dire ha suscitato interesse e attenzione da parte dei passeggeri, oltre che orgoglio da parte nostra di poter portare un esempio di tecnologia italiana. Abbiamo rafforzato la nostra presenza in Gran Bretagna anche grazie all'assegnazione della concessione per gestire una delle tratte ferroviarie più importanti in Inghilterra, la Londra-Glasgow, a cui si aggiungeranno i servizi della nuova linea ad alta velocità che collegherà Londra con Birmingham e Manchester. In Grecia stiamo per attivare nuovi servizi ad alta velocità tra Atene e Salonicco. Direi che per quanto riguarda il nostro gruppo, lo possiamo vedere anche dalla cartina che scorreva prima, stiamo componendo un puzzle che ci porterà sempre di più a essere protagonisti, non solo in Italia ma anche in Europa, di questo processo di transizione energetica che vede coinvolte tutte le infrastrutture, quindi in primis le infrastrutture ferroviarie. La determinazione con la quale le istituzioni europee, nonostante la pandemia, hanno voluto confermare questa iniziativa sta a comprovare e a testimoniare la resilienza dimostrata dal settore ferroviario in un periodo che è stato molto difficile, caratterizzato da forti limitazioni alla possibilità di spostamenti in Italia e in Europa, con un conseguente drastico calo del traffico di passeggeri e merci. L'anno europeo delle ferrovie rappresenta quindi un presupposto da cui ripartire. La ripresa economica e il rilancio del turismo in Europa e nel nostro Paese non possono prescindere da una mobilità che deve essere sempre più sostenibile e che deve fare leva sul potenziamento e sull'ulteriore sviluppo delle infrastrutture di trasporto, come del resto confermato anche dalle importanti risorse che nell'ambito dei circa 800 miliardi di euro stanziati dall'Europa nel Next Generation Europe vedono una componente importante del settore ferroviario. In Italia, gli oltre 31 miliardi di euro di investimenti previsti dalla missione 3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui il gruppo Ferrovie è già ad oggi soggetto attuatore per circa 28 miliardi di euro di progetti, mirano a completare entro il 2026 una significativa tappa
verso la realizzazione di un sistema di mobilità innovativo, digitalizzato e sostenibile. Un sistema sempre più interconnesso alle reti transeuropee di trasporto, i cosiddetti TEN-T, con importanti ricadute sui territori che attraversa e con un obiettivo comune: promuovere il passaggio verso un sistema di mobilità più sostenibile, come ad esempio quello ferroviario.